Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel video tutorial di oggi vedremo insieme come realizzare questa simpaticissima renna. Si tratta di un altro progettino dedicato al Natale e io spero che vi piaccia. Per questo progetto io utilizzerò della lana acrilica in vari colori e lavorerò con un uncinetto numero 3,5. Iniziamo. Per fare il corpo avviamo un anello magico, 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stringiamo l'anello, chiudiamo con un punto bassissimo, nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti per un totale di 12 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nel terzo giro lavoriamo un punto basso, un aumento. Ripetiamo fino alla fine, un punto basso, un aumento, 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 un punto basso e terminiamo con un aumento. Abbiamo un totale di 18 punti bassi. Nel prossimo giro, 2 punti bassi, 1, 2, un aumento. Ripetiamo fino alla fine, 2 punti bassi, un aumento, avremo un totale di 24 punti bassi. Nel prossimo giro, 3 punti bassi, 1, 2, 3, un aumento. Ripetiamo fino alla fine, 3 punti bassi, un aumento, per un totale di 30 punti bassi. Adesso lavoriamo 4 giri di 30 punti bassi. Adesso lavoriamo 3 punti bassi, 1, 2, 3, una diminuzione. Ripetiamo fino alla fine, 3 punti bassi, una diminuzione, torneremo a 24 punti bassi. 2 punti bassi, 1, 2, una diminuzione. Ripetiamo fino alla fine, avremo un totale di 18 punti bassi. Adesso lavoriamo un giro di 18 punti bassi. Un punto basso, una diminuzione. Ripetiamo fino alla fine, avremo un totale di 12 punti bassi. Adesso lavoriamo un giro di 12 punti bassi. Terminiamo l'ultimo punto del giro agganciando il nuovo colore. E con questo colore facciamo la testa. Adesso con il nuovo colore lavoriamo un giro di 12 punti bassi.
Nel prossimo giro lavoriamo 12 aumenti. Abbiamo un totale di 24 punti bassi. 3 punti bassi. 4 aumento. Ripetiamo fino alla fine, avremo un totale di 30 punti bassi. 4 punti bassi. Un aumento. Avremo un totale di 36 punti bassi. Adesso lavoriamo 6 giri di 36 punti bassi. 4 punti bassi. Una diminuzione. Ripetiamo fino alla fine per un totale di 30 punti bassi. 3 punti bassi, una diminuzione, per un totale di 24 punti bassi. 2 punti bassi, una diminuzione, per un totale di 18 punti bassi. A questo punto inseriamo l'imbottitura. Nel prossimo giro un punto basso, una diminuzione per un totale di 12 punti bassi. Nel prossimo e ultimo giro lavoriamo 6 diminuzioni per un totale di 6 punti bassi. Per fare le gambe avviamo un anello magico, sei punti bassi. Nel secondo giro 6 aumenti per un totale di 12 punti bassi. Nel terzo giro, un punto basso, un aumento. Ripetiamo fino alla fine, avremo un totale di 18 punti bassi. Adesso lavoriamo 3 giri di 18 punti bassi. 4 punti bassi. 1, 2. 3, 4, una diminuzione.
Ripetiamo fino alla fine, avremo un totale di 15 punti bassi. 3 punti bassi, una diminuzione, per un totale di 12 punti bassi. 2 punti bassi, una diminuzione, per un totale di 9 punti bassi. Terminiamo l'ultima diminuzione del giro agganciando il nuovo colore. E lavoriamo 4 giri di 9 punti bassi. Teniamo un po' di filo per la cucitura. E inseriamo l'imbottitura. La mettiamo solo in questa parte e lasciamo libera questa parte. Per fare le braccia avviamo un anello magico cinque punti bassi 1 2 3 4 5 Nel secondo giro lavoriamo 5 aumenti per un totale di 10 punti bassi. Adesso lavoriamo 2 giri di 10 punti bassi. Chiudiamo l'ultimo punto del giro agganciando il secondo colore. Adesso lavoriamo 4 giri di 10 punti bassi. Inseriamo l'imbottitura solo nella parte finale delle braccia, per cui lasciamo libera questa, e con l'ago chiudiamo i 10 punti.
Per fare le orecchie avviamo un anello magico un punto basso, mezzo punto alto, un punto alto, un punto alto doppio, un punto alto triplo, una catenella, un punto alto triplo, un punto alto doppio, un punto alto, mezzo punto alto, un punto basso e tagliamo il filo e ne teniamo un po' per la cucitura. Stringiamo l'anello ed abbiamo pronte le orecchie. Per fare le corna avviamo 14 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Saltiamo una catenella, entriamo nella seconda e lavoriamo un punto bassissimo. In ogni catenella sottostante lavoriamo un punto bassissimo. Avremo un totale di 13 punti bassissimi. Teniamo un po' di filo per la cucitura. Andiamo a perdere il filo più corto all'interno delle catenelle. Il filo più lungo invece ci servirà per la cucitura. In questo punto poi andremo a cucire le corna sulla testa della nostra renna. Per fare il musetto avviamo un anello magico, 6 punti bassi, nel secondo giro 6 aumenti. Nel terzo giro, un punto basso, un aumento.
Ripetiamo fino alla fine per un totale di 18 punti bassi. Nel prossimo e ultimo giro lavoriamo 18 punti bassi. Chiudiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo. Ed abbiamo pronto anche il musetto.
Ed ecco pronta la nostra simpaticissima renna. Io spero che questo progetto per il Natale vi sia piaciuto. Come sempre, io vi ringrazio per aver seguito il video e vi aspetto al mio prossimo tutorial. Ciao!